Ciao ragazzi, siamo arrivati a Savin Cook, uno dei posti naturalistici più belli del Montenegro. C'è un panorama meraviglioso. E c'è anche un bel caldo, ma c'è ancora un po' di ghiaccio tra le montagne. Beh, questo è un video solamente per voi che avete aiutato alla realizzazione di questa prima fase di One Song for People. E sono immagini inedite, solo per voi. Oggi è l'ultimo giorno che siamo in Montenegro, siamo venuti qui su con i nostri amici, Teresa e altri dell'ambasciata e non, che siamo venuti qui per salutare. Ci faremo una suonata in mezzo a questi monti per congedo. La missione è compiuta, abbiamo trovato un musicista, abbiamo raccolto le testimonianze che ci interessavano e vi terremo aggiornati presto perché domani arriviamo in Albania. Grazie ragazzi, ci vediamo presto. Ciao! Comincia One Song for People. Questa, una di queste sarà la nave che ci porterà in Montenegro. Allora, vai. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta. La nave è salpata, ha preso il mare. Non c'è vento, il mare è piatto, quindi navigheremo tranquilli e beati. Allora, Diego mi ha fatto svegliare alle 5 meno 10 del mattino, no, 6 meno 10 del mattino, perché è un romantico e voleva a tutti i costi farmi vedere l'alba. Ma è giusto, una cosa simbolica, Zuin? Sì, sono d'accordo. Bravo. Non si è capito un cacchio. Ciao amici, ciao a tutti, grazie a voi, al vostro aiuto siamo qui. Questa che vedete dietro è la baia di Cattaro, è una delle bocche di Cattaro. C'è un mare fantastico, fa un caldo bestiale, c'è da tuffarsi subito. Pensateci l'anno prossimo, venite con noi in barca a vela perché questi posti sono veramente meravigliosi. Adesso stiamo salendo su perché finalmente abbiamo recuperato un appuntamento con un musicista, ce l'abbiamo domani, oggi incontreremo l'ambasciatore, quindi stiamo lavorando anche per voi. Tenetevi sintonizzati, seguite cosa stiamo facendo su www.ilcamminodellamusica.it e l'anno prossimo facciamo una mega figata pazzesca, veniamo tutti quanti qua. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, ci sentiamo prestissimo, baci! Da Cattaro stiamo andando verso Podgorica, la capitale, perché abbiamo un incontro con l'ambasciatore e stiamo facendo, percorrendo una strada che è tutta curve, siamo sul cocuzzolo di una montagna. È bellissimo il paesaggio e siamo capitati in un paesino che è famoso per i formaggi e soprattutto per il prosciutto. Andiamo a vedere come si fa. Permesso. Avanti. Sta già mangiando. Com'è? Provalo. Prima io non ho l'app, stai insegnico. Ah, ha portato il pane, grazie. Vada. Buon pezzo, no. Aspetta, non sto l'impresa. Prima io non sto l'app. Diego, sei riuscito a capire qualcosa? No, niente. Ma c'è un da snim. Lingua completamente incomprensibile. Però era preoccupata per te, insomma, non venivi a mangiare. Mi ha chiesto dov'è quell'altro. Almeno, credo che mi abbia chiesto dov'è quell'altro. Infatti, come hai fatto a capirlo? Beh, perché faceva segno fuori, quindi tu non c'eri. Ma era per quello. Vabbè, comunque siamo arrivati nel posto, nel paese del prosciutto. Ma come si chiama? Adesso chiediamo. Lo scopriremo. Paese. Nozetnie. No. Nieguši. Si chiama Nieguši. Yes. Senti, una cosa ti vogliamo chiedere, già che siamo qui e tu parli italiano. Sì.
In questa zona che mi sembra molto tradizionale, no? Sì. Che ha tradizioni forti. Sì, sì. Ci sono suonatori qui che suonano, musicisti? Sì, il mio, my uncle. Tuo zio? Il mio zio, sì. Cosa suona? Suona il gusla. Yeah, veramente? Sì. Ma lui ha la gusla a casa? Sì, 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 sì. Ce l'ha a casa? Qui. Io posso prendere tu... Io posso prendere qui le gusle, se volete. Sì? Ne vediamo? Sì. Se puoi. Io poi. Siamo qua. Sì, aspettiamo qua. Grazie. Che botta di culo. Yeah! Italia, io sud Italia, Lecce. Lui Treviso. Dritto vado? Sì, 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 sì. E qui vende cosa? Come alla casa. Prosciutto. Prosciutto. Algo se può dare cerne cuore male. Trovi clima che studena ne do. Vino italiano, Italian wine for you to drink. Di che beva questo alla nostra salute per e un grazie. Ah no. Sì, sì, per favore. Piacere vino italiano. Voilà. 6 luglio continua la missione di trovare il musicista di One Song for People e con noi oggi ci sono due personaggi nuovi. Allora, uno si chiama Nemanja. Piacere. Un montenegrino. Ciao ragazzi. Ciao. Montenegrino che parla l'italiano. Anzi no, 3 personaggi nuovi, che te non ti abbiamo mai presentata. Infatti. 3 personaggi nuovi, una invece è un'italiana. Ciao. Teresa. Teresa. Grande Teresa. Albano. E, insomma, siamo in questa macchina che è un taxi perché l'autista è un suonatore di gusla e Nemanja è stato gentile e ci ha portati da lui in prossimità. Grazie. Di Budva, però adesso siamo in campagna e andremo nella sua casa a sentire il suo strumento. E, dov'è che siamo? Eccola, ecco, guarda. Vranici. Vranovici. Vranovici. Eccola qua. Vranovici. Lui si chiama Dragan. Ciao Dragan. Ciao, ciao. Vivi, ciao. Ciao. Ho studiato, ma non ho avuto da una cosa. Vivi, dammi perfetto, perfettamente lo stai. Odgovara, cioè, ovai, proprio lo vai, questo daga, sono lo vai, che lui ti segue con lui, perfettamente lo va, cioè perfettamente lo ti segue. Bene, sto io sì. Sam mislio da to ne mogu. Che lui credeva perfetto. Che è impossibile, ma suona perfettamente. Sì.